Alla fine la Epic ha ceduto e ha rimesso la Turbo Building, ma con un'importante differenza, qualcosa che cambia di fatto il gameplay in partita, ed è di questo che parleremo in questo video. Free Fire, tutti sono Octi di Pura Fibra Italiana. Ognuno ha una storia da raccontare, adesso via il cappello e fuori l'uccello. Nello scorso video, dove parlavo di cosa ne pensavo della rimozione della Turbo Building e degli aggiornamenti di Fortnite in generale, qualcuno ha lasciato un commento che mi ha lasciato davvero, davvero basito. Basito. Suave, suavecito. Ma chi sta cantando? Io non l'ho capito. Un ragazzo mi ha scritto che Fortnite fa schifo perché se all'inizio ti butti e trovi un pompa, allora magari hai possibilità di vincere. Però se trovi una pistolina, allora muori subito. Vi do 5 secondi di tempo per dirmi cosa c'è di sbagliato in questa frase. Vi do 5 secondi di tempo per dirmi che cosa c'è. Scrivetemelo nei commenti. Cosa è sbagliato di questa affermazione? 5 secondi. Fatto? Bene. Fortnite è un battle royale. Sai cos'è un battle royale? Un gioco dove atterri in una zona e inizi a cercare dell'equipaggiamento con l'obiettivo di migliorarlo e di eliminare tutti gli altri giocatori sull'isola in modo da rimanere l'ultimo sopravvissuto. Questo è un battle royale. Che razza di affermazione è? Se trovi una pistolina muori subito, il gioco fa schifo. No, è l'essenza del battle royale. Se vuoi iniziare subito con scaracca, pompa ed RPG, vai a giocare Call of Duty, vai a giocare Battlefield, dove parti con le classi e fai quel che vuoi. Il bello di Fortnite è proprio la randomicità del non sapere ciò che ti aspetta. Non sai se nella chest troverai uno scar dorato o un cecchino semiautomatico e perciò il nemico ti farà il culo. Non sai se in quella casa troverai delle pistoline oppure un RPG. Ed è questo il bello del Battle Royale, che le cose non siano sempre uguali. Quando io avevo la vostra età, io giocavo dalla mattina alla sera a Call of Duty, Black Ops 2. Mi piaceva tantissimo, secondo me è il miglior Call of Duty che sia mai esistito per quanto riguarda il multiplayer. E io vi assicuro, nonostante ci giocassi sempre, lo amavo. Tuttavia un problema era che le cose erano sempre uguali, le stesse classi, le solite armi, le solite mappe. Invece poi, quando ho scoperto H1Z1, perché al tempo non esisteva Fortnite, l'ho amato perché era sempre tutto casuale. Come adesso amo Fortnite perché è un gioco di guerra casuale. Ci sono tantissime variabili in Fortnite: il loot che trovi tu, il loot che trovano i nemici, la safe che è a sfavore o la safe che è a favore, nel mio caso è sempre a sfavore, dove sono atterrati gli altri giocatori, il tuo loot se è buono, se fa schifo. Ed è questo che amo di Fortnite, lo amo. Tantissimi oggetti tra cui scegliere, alcuni forti, altri che spero di non trovare. Ovvio che mi arrabbio di brutto se quando atterra il nemico trova un pompa e io trovo una pistolina. Mi arrabbio, ovvio, è normale. Ma è un gioco, in quella partita quel nemico ha avuto semplicemente più fortuna di me nel loot iniziale. Magari in un'altra partita io avrò avuto più fortuna rispetto ai miei nemici. Se non volete avere randomicità, se volete avere sempre le solite armi, le solite classi, eccetera, andate a giocare veramente a coda, andate a giocare veramente a Battlefield. Scegliete una classe e la usate fin quando non vi stufate e poi la cambiate. Io non voglio quello. Io voglio avere speranza, fortuna in una partita. Io voglio divertirmi giocando a Fortnite. Io voglio proprio arare un pro player buildatore con la minigun, perché lui non si aspetta che io abbia la minigun per farlo fuori. Che poi, tra l'altro, secondo me la gente ha un'idea molto sbagliata al giorno d'oggi di quello che è un pro player di Fortnite. Per me un pro player non è uno che fa 70 kill con lo scar, col pompa del nonno, che builda un sacco di robe, che edita super veloce. Cioè sì, quello anche è da pro player, ma io penso che quello lo saprebbero fare tutti con un bel po' di allenamento alle spalle. Per me però un pro player è uno che riesce a farmi il culo con una pistolina, una deagle e una revolver mentre io ho il pompa del nonno. Quello è un pro player, perché buildare ormai lo sanno fare tutti tranne me, che non mi interessa imparare. Editare ormai lo sanno fare tutti, fare i 90s lo sanno fare tutti. Ma quanti effettivamente riuscirebbero a ucciderti con una revolver mentre tu hai un pompa? Pochissimi veri pro player, con una vera mira, con vere capacità. Quello secondo me è essere pro player. Cioè, non importa qualsiasi sia la tua arma iniziale, tu sai adattarti perché tu sei un pro player, uno davvero davvero bravo, e quindi sarai capace di cavartela in ogni situazione. Chiaro che poi se sei un pro player e vai contro un altro pro player, ovvio che entrambi hanno buona mira, entrambi hanno buone capacità, magari quello con l'arma migliore vince, ma è anche questo l'essenza del battle royale, fortuna. Sapersi adattare in ogni situazione, sia dove la fortuna è a nostro favore, sia dove la sfortuna è a nostro favore. Cioè, devo dirvele io queste robe, veramente. Parlando del turbo building, la Epic non lo ha rimosso perché stava perdendo giocatori, la Epic non lo ha rimosso perché gli spettatori su Twitch erano calati da 150.000 o 150 milioni a 50 milioni o a 50.000, insomma quello che è. Queste sono veramente stupidate, vi spiego perché. Sapete da chi la Epic Games guadagna tanto? Dai pro player.
players? No. Da quelli di 12 anni che vogliono competere? No. La Epic guadagna dai bambini, i bambini che spendono i soldi del papi e della mami per comprarsi le skin. E i bambini non gliene frega niente del turbo building, ai bambini gli interessa giocare le mappe in creativa, divertirsi e robe del genere. Perché quei bambini giocheranno a Fortnite e scioperanno skin, e scioperanno salve il mondo, e scioperanno qualsiasi cosa, ancora per tanti anni, come su Minecraft. Pensate che tutti i giocatori di Minecraft, o comunque la maggior parte, siano gente di 20 anni come me, di 16 anni, oppure gente dai 7 anni in su. Chi è che compra gli account di Minecraft secondo te? I bambini se ne fregano del competitive, i bambini vogliono divertirsi. Invece i 12 anni lamentosi che si lamentano del fatto che hanno tolto la turbo building, che hanno messo i bruti, tutte quelle robe lì, queste robe da 12 anni, 16 anni lamentosi, tra qualche anno penseranno a cose più importanti, abbandoneranno Fortnite, tra qualche anno penseranno alla vita, al lavoro, agli soldi, alla figa, agli amici, a qualsiasi altra cosa più importante di Fortnite, e quindi abbandoneranno Fortnite e non spenderanno più un soldo. Secondo voi l'Epic Games vuole accontentare questi giocatori qua? No, non gliene frega un cazzo l'Epic Games di accontentare questi, che tanto prima o poi, molto molto prima che poi, abbandoneranno il gioco. L'Epic interessa accontentare i bambini, per questo il gioco cercano sempre di renderlo più iterativo, interessante, con oggetti strani, con robe stravaganti, perché ai bambini piacciono queste cose. Alla Epic non gliene sbatte di meno se tu non puoi fare i 90, o se tu pensi che il gioco non dovrebbe essere così, non gliene sbatte niente, perché i soldi non derivano da te, i soldi derivano dai bambini. Twitch ha perso 100.000 spettatori, perfetto, però su Twitch non ci sono persone che streamano per i bambini. Su Twitch Power non fa le mappe in creativa divertendosi coi bambini, no, su Twitch ci sono solo pro player: Efesto, Bibo, Power, Neza, che chi più ne ha più ne metta. Io conosco questi, vi ho sparato questi nomi, però sappiate che su Twitch, almeno da quelli che conosco io, almeno i più famosi sono tutti pro players, non sicuramente gente che gioca alle creative. Infatti, nonostante Twitch abbia perso quei 100.000 spettatori, i two players on console, però, che fanno video per bambini, non hanno perso 100.000 views da un giorno all'altro perché hanno rimosso la turbo building. Quindi basta dire Fortnite è morto perché hanno tolto la turbo building. No, tu, 12enne, pensi che Fortnite sia morto per questo, ma in realtà non lo è. Un bambino non sa manco cosa sia la turbo building, non gliene frega niente. Ai bambini piace giocare a Fortnite, divertirsi, fare le mappe creative, usare una skin carina, guardare dei video di Fortnite, guardare gli eventi di Fortnite, queste robe qua. Comunque, detto questo, la Epic ha rivelato perché lo aveva tolto. Partiamo dal fatto che il turbo building favorisca chi ha il ping basso. Quindi se tu hai il ping alto e c'era la turbo building, il tuo turbo building era più disavvantaggiato rispetto a quello con uno con un ping basso. E la Epic non apprezzava il fatto che un solo giocatore, buildandosi in una 1v1, riuscisse, con tenendo semplicemente premuto il tasto sinistro del mouse, a costruire muro dopo muro evitando tutti i proiettili. Alla Epic non andava bene questo. Avete presente quando siete in una squad e uno è a terra, allora uno rianima, l'altro builda? Ecco, una volta questo lo potevi fare e in quattro potevano spararti al muro, ma uno solo riusciva a ripararlo. Adesso questa cosa non si può più fare, perché la Epic è stata furba. La turbo building ora è stata riabilitata e si possono fare di nuovo i 90s e tutte quelle robe lì. Ma quando uno è boxato e iniziano a sparargli, a sparargli, a sparargli, lì il turbo building si disabilita. Infatti il nemico riesce comunque a farti delle hit con la mitraglietta o con qualche arma d'assalto. Ed è proprio questo che la Epic voleva ottenere. E io sono d'accordissimo con questa cosa, ma proprio d'accordo, perché in questo modo anche la gente che ha il ping più alto riesce a esserne favorita. E parlando di ping e del fatto che la gente si lamenti, io vorrei essere un pro player ma ho un ping alto, quindi è solo colpa del ping se io non sono un pro player. L'Epic Games adesso risolto questo problema, perché ora con questa specie di turbo building disabilitato barra abilitato solo quando serve, questo problema di ping non esiste più. E anche Ninja si è espresso su tutti quei ragazzi che vogliono competere ma che si lamentano del ping. Andiamolo a sentire. Get it, man, these kids! These kids don't get it. Epic ping. Yo, listen. Listen, every single 13-year-old to 80-year-old that's complaining and tweeting about ping. The fact that you even get a chance to compete for millions of dollars online instead of having to spend thousands of your own money to go to travel to these places and buy a hotel, pay for your freaking flight and or gas, not to mention the team pass that you usually have to purchase. Then you have to stay there for 3 days because it's a multiple day tournament, okay? And then guess what? You might not even win. So you lose 100% of the money you just spent, and then you come back home and you have to explain to mommy and daddy why you wasted 2 grand for a shot at winning money.
Io sono veramente d'accordo con lui, penso che Ninja mi rispecchi tantissimo sotto un sacco di aspetti caratteriali, del modo di fare, del modo di esprimersi, eccetera. Veramente, vi giuro, io e Ninja penso che andremo stra d'accordo. Ma tu, cosa ne pensi?